Benvenuti a Trieste Next 2023. Mi chiamo Sofia, sono un avatar generato con l'intelligenza artificiale e oggi vi presenterò il festival. In questi tre giorni parleremo di un mondo nuovo. È questo il titolo della 12ª edizione del Festival della Ricerca Scientifica. Discuteremo di innovazione e ricerca, limiti etici e nuove frontiere che la scienza ha di fronte a sé. Come sarà il mondo nuovo? Saremo in grado di affrontare le sfide che abbiamo di fronte a noi basandoci sulle nuove scoperte scientifiche e utilizzando le tecnologie in chiave sostenibile? Sarà questo il filo conduttore di Trieste Next, con i suoi 100 eventi in italiano e inglese, il premio Science Book of the Year, 300 relatori, 70 attività per le scuole e 40 spazi espositivi che vi invitiamo a visitare in Piazza Unità d'Italia. Prima di dare il benvenuto agli ospiti del prossimo evento, lasciatemi ringraziare tutti gli enti scientifici di Trieste Città della Conoscenza, il main partner del festival, i content partner e gli sponsor per il sostegno a questo progetto. Grazie infine ai 200 volontari di questa edizione. Un'ultima nota. Vi ricordo che il prossimo incontro avrà una durata di 75 minuti. Gli ultimi 15 minuti saranno dedicati alle vostre domande. Ricordatevi anche di controllare il programma aggiornato degli eventi su www.triestenext.it. Buon ascolto e buon festival! Eccoci, buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti a questo talk, a questa discussione in realtà, che prende origine da un libro recentemente pubblicato da uno dei nostri due ospiti. Ora pian piano scioglieremo via tutti i dettagli. Non vorrei andare contro quello che ha appena detto l'avatar, che è stato chiarissimo, però l'idea è che faremo una discussione, dovremo porre le basi di quello che sarà la discussione, ma poi possiamo anche anticipare un pochino le domande, d'accordo? Cioè, se c'è qualche curiosità siamo ben contenti di accoglierla prima dell'ultimo quarto d'ora, ecco. Vado innanzitutto alle presentazioni dei due ospiti. Alla mia destra c'è Sandra Savaglio, docente di astrofisica all'Università della Calabria. Per chi ha avuto la fortuna, è al suo terzo talk oggi, quindi scusa. Beh, insomma, il terzo evento. quindi tieni duro. Dopo un lungo periodo all'estero, prima alla John Hopkins University a Baltimora e poi al Max Planck, alla sede di fisica extraterrestre, è ritornata da qualche anno finalmente nella tua Calabria, dove appunto svolge il ruolo di docente di astrofisica. Luca Amendola, autore del libro che dà il titolo al nostro incontro, è docente di fisica teorica presso l'Università di Heidelberg, dopo aver passato una ventina d'anni, dicevamo, all'INAF di Roma. È autore di tre libri divulgativi, di cui appunto questo è l'ultimo, oltre che di moltissimi articoli scientifici. Poiché questo è il tema iniziale di questo incontro e diciamo un pensiero degli ultimi anni, una riflessione di Luca stessa, comincerei con te e prendendola un po' alla larga, leggendo il tuo libro, avendo parlato di questo argomento, quello che è emerso, o meglio quello che ho capito io, poi mi direte se ho capito bene, è che sostanzialmente negli ultimi anni, negli ultimi decenni, lo sviluppo della fisica fondamentale e anche la fase attuale di ricerca, quindi con relatività generale e teoria dei campi, ci ha portato a livelli di conoscenza estremi, ci ha portato a livelli di conoscenza molto dettagliati, che in molti, come anche si trova nel libro, definiscono un po' un limite. Vogliamo partire un attimo da capire dove siamo arrivati e poi cerchiamo di capire cos'è questo algoritmo del mondo? Certo, grazie per l'introduzione, grazie per tutti gli intervenuti in questa chiacchierata, questo dibattito. Spero che si senta bene, altrimenti me lo fate sapere. E,
Il decennio che abbiamo appena, che è appena trascorso, gli ultimi 15 anni, sono stati eccezionali nel campo della fisica, nel campo della conoscenza fondamentale, delle realtà fondamentali dell'universo. Avete sicuramente tutti sentito parlare del bosone di Higgs e delle onde gravitazionali, non c'è dubbio, sono state sulle prime pagine di tutti i giornali. Quello che forse non è diventato chiaro a molte persone, non è apparso chiaro o non è stato sottolineato abbastanza, è che questi erano gli ultimi due tasselli della conoscenza ultima delle proprietà fondamentali dell'intero universo. Il bosone di Higgs era stato predetto negli anni 60, predetto matematicamente con una formuletta scritta a matita o stampata su un articolo scientifico, peraltro in una footnote, in una nota a piè di pagina, e scoperto 60 anni dopo. Le onde gravitazionali predette all'interno della teoria di Einstein nei primi anni del secolo scorso e finalmente rivelate. Erano le ultime due particelle o segnali mancanti. Tutte le altre particelle predette, cercate dagli anni 60-70, costruendo acceleratori sempre più grandi, sono state trovate una dopo l'altra. Mancava il bosone di Higgs e alcuni cominciavano quasi a disperare che si potesse trovare perché le scale di energie si raggiungevano e ancora mancava il segnale. E invece nel 2011 è stato effettivamente osservato e nel 2015 le onde gravitazionali, una rilevazione diretta. Questo ha completato il quadro e è una cosa incredibile se ci pensate, è il culmine di una ricerca iniziata, diciamo così, 2500 anni fa, solo perché non abbiamo tracce molto precise di quello che è successo prima, ma gli antichi filosofi greci si chiedevano qual era la realtà fondamentale, l'apeiron di Anassimandro, l'elemento acqua per Talete e così via. Tutti cercavano l'essenza fondamentale, la formula dell'universo. Bene, questa è stata effettivamente confermata, trovata solo pochi anni fa. Questo mi ha indotto, è stata un po' la molla per me per scrivere questo libro. Io lavoro in questo campo più nel settore cosmologia che nel settore particelle fondamentali, è il mio campo di ricerca da tanti anni, e tutto sommato non mi ero mai soffermato sullo sviluppo e sul raggiungimento di questo stadio. Quindi ho sentito l'esigenza 2 o 3 anni fa, quando ho cominciato a pensare a scrivere questo libro, 3 anni fa circa, di fare il punto della situazione, il punto della navigazione. Siamo arrivati in un punto fermo, siamo arrivati alla fine di questa ricerca, abbiamo scoperto una formula che è proprio una formula matematica, dopo posso anche mostrare una simpatica immagine che rappresenta la formula che io chiamo l'algoritmo del mondo. E siamo arrivati a questo, non c'è più nulla, dobbiamo solo riempire qualche dettaglio, fare della botanica, della zoologia, caratterizzare alcuni oggetti meglio, una stella, un pianeta, c'è un sacco di conoscenza ovviamente, non sto assolutamente dicendo, lo dico subito per chiarire che siamo arrivati a un punto finale della conoscenza, ma solo forse delle basi fondamentali, dei meccanismi ultimi su cui tutto il resto si basa. Oppure siamo a metà della navigazione, abbiamo raggiunto un'isoletta, bene, ci riposiamo un po' e poi ripartiamo. Questo un po' è stato il punto di partenza. E nel percorrere questo secolo di ricerca, che poi costituisce una buona metà del mio libro, ho identificato varie fasi, non so, possiamo parlarne magari qualche domanda successiva, però forse fatemi raggiungere una piccola conclusione di questa parte introduttiva, altrimenti rimane un po' così per aria. Il punto cruciale è che se anche non siamo arrivati a un punto finale di questo viaggio, se anche sospettiamo che questa formula fondamentale non sia l'ultima, non sia perfetta, e anzi ci sono alcune evidenze di cui la collega Savaglio e io siamo nel nostro campo di ricerca, la materia oscura, l'energia oscura, che non rientrano perfettamente in questa formula, in questo modello standard, come viene chiamato, se anche questo è vero, contemporaneamente è successa un'altra cosa negli ultimi anni, e cioè, secondo la mia visione, abbiamo raggiunto una sorta di limite dello sviluppo delle risorse, letteralmente. E mi spiego. Voi avete sicuramente sentito parlare di questi grandi acceleratori, quello famoso di Ginevra, il Large Hadron Collider, 27 chilometri di circonferenza. I primi acceleratori, uno dei primi e più potenti, affrascati,
ancora si può osservare, lo conserva in un angoletto, è grande così, un bellissimo oggettino, era considerato una meraviglia, un gioiello, era invidiato tutto il mondo. Abbiamo avuto per qualche anno il record dell'acceleratore più potente dell'universo, della Terra, e non so se venne sottolineato nei giornali, nei cinegiornali, come mi piace scrivere nel libro dell'epoca. Avevamo un record fantastico, era l'Italia del 1960. Va bene, quello era 2-3 metri, non so, qualcosa del genere. Poi gli acceleratori sono diventati lunghi decine, centinaia di metri. Adesso siamo a 27 chilometri. Si sta programmando un acceleratore da circa 100 chilometri. Possiamo andare oltre di un fattore 10? Possiamo costruire una cosa che ha 1000 chilometri di circonferenza? L'intero pianeta? Vogliamo mettere tutti questi soldi? La società ha tutto questo interesse e pressione di moltiplicare non per 1000 la conoscenza, ma per un fattore 2, 3, 4, 10? Forse no. Forse non è possibile andare molto avanti in questa strada, che è quella che ha reso la scienza quello che è oggi. La scienza è andata avanti in maniera sorprendente, in maniera fantastica, per accumulazione di dati. Ogni generazione ne aveva molti di più. Stessa storia per i grandi telescopi, i grandi satelliti. Io lavoro in questo campo, quindi spero che la società abbia voglia di investire una frazione infinitesima, peraltro, del prodotto lordo mondiale in ricerca di base. Ma l'universo ha una dimensione finita, questo ci dicono le nostre teorie e le osservazioni correnti. Mandare nello spazio altri 10 telescopi con diametro, telescopi più grandi, più di tanto non può fare, nel senso di costruire la mappa generale, il paesaggio. Può fare tantissimo nel senso di ricostruire l'evoluzione di singoli oggetti. Ma se parliamo della struttura fondamentale dell'universo, anche lì, secondo la mia visione, siamo arrivati a un punto in cui è difficile andare avanti in maniera per forza bruta, accumulando sempre più dati. Forse dobbiamo trovare altre strade. Il mio libro nasce da questa coincidenza, ma ho raggiunto una conclusione incredibile, una formula che potrebbe contenere tutto quello che dobbiamo sapere rispetto alle forze fondamentali, e contemporaneamente stiamo raggiungendo un limite della conoscenza. Adesso mi fermo. A seguito di quello che stai dicendo, e con un po' di provocazione, giusto per alzare ancora di più il tono, Sandra, siete rimasti senza lavoro? No. Cioè, noi abbiamo imparato questo mestiere e cambiare diventa complicato, anche perché con l'età il cervello diventa si atrofizza. Luca dà una visione, diciamo, pessimista del nostro, della ricerca, del nostro mondo. In realtà il libro è pieno di spunti, ed è importante che ci siano questi spunti, perché bisogna, come dice lui, sembra che ci siano dei limiti che bisogna superare con delle cose che devono essere in realtà inventate, perché se ci fossero già, gli scienziati sono sempre sul limite del burrone e noi siamo lì, e che facciamo? Torniamo indietro? No, dobbiamo cercare un modo per superare questa difficoltà. E nel libro diciamo, Luca offre degli spunti, offre delle chiavi, magari delle vie che devono essere esplorate, perché possono essere sbagliate o comunque non sono state esattamente, diciamo, questo percorso non è stato calpestato. E quindi sicuramente è un libro molto interessante, che offre appunto degli spunti. E una cosa che mi piace tantissimo è il fatto che la fisica, il mondo, l'universo viene spiegato dalla matematica, che è un grandissimo mistero, perché la matematica è stata creata dall'essere umano ed ha spiegato tantissime cose. E questa è una cosa che anche Luca si chiede: perché? Per quale motivo? Forse lì c'è la chiave del mistero, cioè di affrontare il burrone, capire come mai l'universo viene spiegato dalla matematica. E la cosa più bella, che io non ci avevo pensato, che Pitagora aveva già capito tutto. Cioè, Luca spiega questa cosa perché Pitagora si interroga sull'armonia delle note musicali legate a delle grandezze fisiche. Quindi trova Pitagora la magia della matematica nella creazione della musica.
che è una cosa fantastica in qualche modo. Io questo non c'avevo, cioè, non me lo sono mai chiesto, Luca lo sapevo, però non avevo capito l'importanza di questa cosa avvenuta 2500 anni fa da uno scienziato che non conosceva, sapeva il teorema, il suo teorema, ma chissà se l'ha scritto lui il teorema di Pitagora, della scuola pitagorica. Luca dice questo, la storia di Pitagora della scuola è tutta avvolta da un mistero, e Pitagora e la scuola pitagorica ha qualcosa di fantastico, perché si interroga e dà delle, fa delle proposte quasi di natura divina, e secondo me ha qualcosa di più, più incredibile della religione stessa. Tu hai parlato giustamente di matematica, e Luca un attimo fa diceva una bellissima immagine. Chiederei ai tecnici se per cortesia ci mostrano uno dei possibili modi, giusto, in cui si può scrivere questo algoritmo. E ti chiedo se ce lo spieghi, e poi ad entrambi chiederei se siamo veramente arrivati all'algoritmo del mondo, l'algoritmo definitivo. Cominciamo a... Allora, fatemi divertire a vedere quanto riesco a spiegare di questa formula. Magari alcuni di voi sono studenti o colleghi e quindi sanno benissimo di che stiamo parlando. E ovviamente non si può spiegare in pochi minuti, forse neanche in pochi anni. Però in realtà, questa formula effettivamente si chiama Lagrangiana, c'è un bellissimo nome che a me piace perché Lagrange era un matematico italo-francese, Pitagora è vissuto in Italia, nella regione dove Sandra insegna, per cui insomma ci sentiamo un po' a casa. E questa Lagrangiana è la Lagrangiana di tutti i campi fondamentali della materia, della materia e della forza. In realtà manca un elemento fondamentale che è la relatività generale, manca la gravità. Ma se si aggiunge questo piccolo elemento, che è solo un'altra lettera, non so perché non ce l'hanno messa, potevano farlo, non gli costava molto, se si aggiunge questa letterina, questo simbolo, abbiamo veramente quello che potremmo chiamare, quello che dovremmo chiamare, l'algoritmo del mondo. È una formula che permette, con gli opportuni strumenti matematici, di calcolare esattamente cosa succede quando due particelle si incontrano. Ora, molti penseranno, vabbè, due particelle si incontrano, fanno qualcosa, non è comparato molto. Ebbene, quello che succede in natura, quello che pensiamo noi fisici, e ovviamente so bene che molti possono avere un'opinione diversa, quello che pensa la fisica, la scienza, è che tutto ciò che avviene è particelle che si incontrano, nient'altro. C'è la complessità, ci sono un sacco di cose, possiamo discutere, dei fenomeni emergenti, ma alla base di tutto, per adesso, tutto quello che sappiamo, non c'è un solo fenomeno in contraddizione con descrizione di particelle che si incontrano basate su questa formuletta, che ovviamente è scritta in maniera matematica, cioè super condensata. Se volessi da qui estrarre cosa succede quando un protone incontra un elettrone, dovrei passare ore a sviluppare, verrebbe fuori una cosa difficilmente stampabile. Ma insomma, effettivamente in pochi simboli matematici si può contenere una quantità di conoscenza pazzesca. Anzi, ripeto, tutta la conoscenza. E voglio essere chiaro, non voglio dire che non possiamo prevedere il futuro, non voglio dire che abbiamo scoperto cos'è la coscienza, non voglio dire neanche che sappiamo come fa una formica a zampettare. Voglio dire che tutti i fenomeni che possono essere calcolabili, e purtroppo questo è un set ristretto perché non abbiamo la capacità di calcolare oltre certe cose, ma tutti i fenomeni che possono essere calcolabili sono calcolabili con questa formula e funzionano perfettamente. Non esiste un solo fenomeno tra miliardi e miliardi di eventi che si producono in tutti gli acceleratori, anche nei telescopi, osservati con telescopi, che sono in contraddizione, che violano i risultati di questa formula, eccetto, ripeto, per un paio di cose che magari lascerò che ci lasciamo per dopo. Sandra, cosa ci dice questa formula? Cioè arriviamo al precipizio, cioè ixunt leones? Sì, spiega tantissime cose, funziona, se definiamo il sistema in maniera completa, ma la vita è sicuramente più complicata, però ha qualcosa di sicuramente fantastico. Però bisogna andare al di là di tutto questo e capire come mai appunto la mente umana
riuscite a concepire queste cose in maniera così incredibile. Questo è veramente un mistero, no? Luca sicuramente ne parla. E perché, per esempio, esiste la vita? Perché esiste la coscienza? E siamo solamente noi coscienti della vita? Qual è il significato di tutto questo? Qual è il significato dell'esistenza degli esseri umani? Siamo soli nell'universo? Tutte queste sono delle grandi domande che non hanno risposta e che non ci fermeranno. Ci fermeranno me, fermeranno Luca, perché abbiamo un cervello, soprattutto il mio, che è atrofizzato. Però dobbiamo porre delle domande, e l'essere umano non si fermerà davanti a niente. Se pensate che adesso vogliamo andare su Marte, a proposito, sarà già complicato. Già andato. Quindi è la curiosità. La curiosità, che è una componente dell'essere umano. Poi un giorno magari anche i cani saranno abbastanza curiosi per voler capire. No, ti sei chiesto, Luca, la funzione degli animali. L'essere umano è l'unico che è finito sulla Luna e adesso vuole andare su Marte, ha esplorato lo spazio. Ma un giorno forse lo vorranno fare anche altri animali. Anche i robot. Anche i robot, sì, sicuramente. Mi aspetto il momento in cui ChatGPT ci dirà che vuole andare sulla Luna per vedere di persona. E quando saremo in grado anche di programmare, di costruire dei robots che avranno la coscienza, che sono autodeterminanti, che decidono le cose indipendentemente dagli esseri umani. Tutte queste cose sono agli albori. Sicuramente l'intelligenza artificiale, che oramai ha più di 50 anni, è utilissima, ci serve e continuerà a progredire, ma farà parte sempre di più della nostra vita. E anche lì capire, appunto, dove si fermeranno questi robots, dove l'essere umano riuscirà in qualche modo a programmare, a costruire queste macchine artificiali. Insomma, secondo me, cioè, allora, Luca, diciamo, questa visione un pochino pessimistica, ma in realtà, ripeto, apre un sacco di porte. Magari c'è il buio davanti o il burrone, ma questo non ci fermerà. Gli aspetti a cui accennavi ora esulano un po' dal mondo della fisica, dal mondo della matematica, no? Parlare di coscienza, mi sento quasi di giocare in casa. Non mi sono presentato, io sono un neuroscienziato, un neurofisiologo, quindi faccio un passo indietro rispetto a tutte queste formule, però parlare di coscienza, parlare di questi aspetti mentali, quanto c'è di fisica? Lo chiedo ad entrambi. Forse, io è un capitoletto breve, accenno anche a questo nel libro, perché a un certo punto mi chiedo appunto dove andremo a finire e perché c'è questo potere della matematica, e quindi mi chiedo se il potere della matematica può anche raggiungere aree che fino adesso sono sempre state ritenute al di là, quelle della coscienza, dell'io esisto, io sono qui. La matematica ha lo spaventoso potere della matematica, lo chiamava Heisenberg, perché noi riusciamo con pochi semplici o non semplici passaggi matematici a prevedere cosa succede su stelle lontanissime, galassie ai confini dell'universo. Conosciamo l'età dell'universo, 13,5 miliardi di anni, meglio dell'età del gatto che ho a casa, che non so quando è nato esattamente, e riusciamo a prevedere con dei passaggi matematici particelle che vengono poi misurate con le proprietà previste 50 anni dopo, 60 anni dopo. È uno spaventoso potere, quello che poi ha portato a spaventose conseguenze come le grandi armi di massa, di distruzione di massa, ma questo è un altro discorso. Voglio dire, c'è un potere immenso nella matematica e mi chiedo perché. E ovviamente mi chiedo anche se c'è un limite c'è un limite a questo, se la coscienza è al di là, e devo dire che non riesco a trovare questo limite. E so che la cosa è chiaramente molto controversa, immagino neuroscienziati la penseranno diversamente, ma devo dire, se domani qualcuno dimostrasse che nel cervello agisce qualcosa che non è le 12 particelle di materia e le 12-11 particelle che mediano le forze fondamentali, c'è qualcos'altro che dovremmo chiamare spirito, anima,
o forse solo, non so, complessità che sfugge ogni regola. Non solo sarei sorpreso, ma vorrei capire qual è allora la formula di questa nuova, di questo nuovo campo, di questa nuova particella, di questa nuova sostanza. Il punto sorprendente, ma è sorprendente per tutti, non lo dico con leggerezza, per primi che ci lavoriamo, è che non esiste una barriera chiara, un limite oltre il quale possiamo dire ok, la matematica va bene fino a questo momento, da qui in poi no, c'è qualcos'altro, uno spirito, una sostanza che non sappiamo quale sia. E quindi ci dobbiamo chiedere, un giorno ChatGPT o i robot avranno coscienza? E io non riesco a dire no, perché io faccio questo esempio, fatemelo raccontare perché posso un minuto, breve racconto che ogni tanto uso per passare da un capitolo a un altro. E mi chiedo se c'è un robot, proprio di quelli da film di fantascienza, che sappiamo essere stato programmato, c'ha il marchio di fabbrica, c'ha il barcode su qualche parte qui, però sa, programmato in maniera intelligente, che impara, ha imparato il compito per cui è stato costruito, però ha imparato altri compiti, comunica con altri robot, si è fatto raccontare dall'altro robot come si riparano le astronavi, da quell'altro come si innaffia il giardino e così via. Questo robot viene da noi e ci dice, ci guarda con aria e capisce che noi lo stiamo per spegnere perché ci siamo stufati e vogliamo buttarlo. E lo capisce perché ha visto cosa è successo ad altri robot con cui comunica e ci dice non mi uccidere, io so qualcosa, ho conoscenze, ho amici, anche se non sa cosa vuol dire forse la parola amico, ma siamo sicuri che non lo sa. Insomma, se ci supplica, se ci chiede di essere spento, solo perché ha imparato che questo salva la vita a un altro robot ed è meglio essere accesi che non spenti perché vede che succede agli altri robot, ha imparato, lo spegneremo? L'ammazzeremmo? Beh, io no, io penso che nessuno sarebbe capace, o perlomeno ci penseremmo, o perlomeno chiederemo un momento, che sta succedendo qui? Va bene, no, è stato costruito, è artificiale, c'ha tutti i contatti, eccetera, ma potremmo dire no, quello non ha diritto alla vita, non ha diritto a mantenere la sua memoria, non ha diritto a mettere insieme le cose che ha conosciuto, non ha diritto a dire ho superato la fase in cui sono solo un pezzo di macchina e ho acquisito così tante esperienze, conoscenze, memorie, eccetera, che sono quasi umano. Va bene, io questo limite non riesco a trovarlo, quindi è uno dei grandi misteri, non solo perché la matematica funziona e cerco anche di dare una risposta basata su Pitagora alla fine, ma non la rivelerò, se no rovino il pathos. Sì, e, no, non vendi più neanche una copia? E se questo mistero della matematica include il fatto, ecco, il filo di discorso, include il fatto che apparentemente non si riesce a trovare un limite a questo potere. Ci sarà, può darsi, ma non è così ovvio. E anche la cosa più importante è che pensiamo così unica, così umana, così irriproducibile, così dentro di noi, che nessuno ci può togliere, la nostra identità, la nostra umanità, che pensiamo appartenga solo a noi e ad altri animali, neanche tutti la concediamo, ma a certi animali siamo disposti a concedere un diritto alla vita maggiore di altri, purtroppo è così. E forse l'unica maniera di vivere è così, quella di concedere il diritto alla vita a certi animali e non ad altri, altrimenti o altri vegetali, altrimenti moriremmo di fame. E forse non c'è un limite e forse riusciamo anche a dire che la coscienza è un prodotto complesso, non facilmente riproducibile, anzi non riproducibile in maniera assoluta, ma come non è riproducibile l'insieme di esperienze che costituisce la persona Sandra, la persona Luca, la persona Marco e così via. Forse lo diceva anche prima il relatore precedente, la nostra umanità è il fatto che siamo unici, ognuno di noi, chi ha vissuto, chi è stato contemporaneamente questo giorno insieme a Trieste in questa bella giornata e un mese fa stava in vacanza nell'isoletta in cui stavo io, pochi, e quanti altri di queste poche persone hanno fatto quell'esperienza e quell'altra che ho fatto io, alla fine ci sarò solo io che avrò fatto quell'esperienza, solo lei, ognuno di noi, questa è la nostra grande unicità. E questo è fondamentale, quindi quando dico che forse anche la coscienza o il cervello è basato su leggi puramente matematiche, anche se estremamente complesse, io non credo di togliere nulla a nessuno, nulla della nostra identità, nulla soprattutto della nostra unicità, nostra e di tutte le specie viventi. È tutto nella complessità, quindi è una questione di complessità, quante lettere aggiungiamo, quanto complichiamo ciascuna lettera? Sicuramente sì, perché sappiamo che l'universo contiene un grandissimo numero di particelle che possono comportarsi con poche leggi, come diceva, no? La Lagrangiana,
semplicità incredibile, e però la combinazione di tutte queste cose che si incrociano e che invadono l'universo intero, cioè ogni particella può essere qui o in qualsiasi punto dell'universo, tutte le particelle, chiaramente complica tantissimo la situazione. Ed è continua a essere incredibile il fatto che noi riusciamo a fare delle descrizioni semplici, tra virgolette, e fare delle previsioni. Questo, il Big Bang, no? L'altro prima parlavamo del Big Bang, è una teoria che è potentissima perché ha fatto delle previsioni che si sono verificate prima di essere scoperte. Quindi questa è una cosa inspiegabile praticamente. Però sono d'accordo con Luca che siamo in un vicolo cieco in qualche modo, e Luca lo accenna, la multidisciplinarietà forse ci porterà da qualche parte. Cioè, tu sei un neuroscienziato, lui è un cosmologo, io faccio l'astrofisica, ci vorrebbe qualche filosofo, incontrarsi e parlare per capirsi, per sondare questi territori sconosciuti da punti di vista diversi. E Luca nel libro racconta di un episodio, ma è così breve che mi fa pensare che non sia andata benissimo. Cioè, qualche anno fa ha partecipato, è stato invitato a un congresso di filosofi che si interrogano sulla cosmologia, e anche loro apportano il loro contributo. Io sono convinta alla fine che con i filosofi se ne può uscire, perché la filosofia e la scienza a un certo punto sono andate, ma qualcuno mi spara, come i filosofi non sono scienziati, sono filosofi in sala, perdono. Però evidentemente, poi Luca può raccontare magari la sua esperienza, però i filosofi moderni che fanno in realtà, sto dicendo stupidaggini colossali, si occupano tanto di storia della scienza, no? Però si occupano veramente di scienza nel concetto originario della filosofia, che filosofia e fisica erano la stessa cosa. Cioè l'amore per la conoscenza, che è la filosofia, e la fisica, che vuol dire natura. Cioè queste due cose erano indistinguibili. Poi a un certo punto hanno diverso, si dice così in italiano. Sì, anche perché le cose si sono complicate. Siamo tutti obbligati. Bisogna tornare insieme. E ora bisogna tornare indietro, tu stai dicendo. Sì, però comunicare nel modo giusto. Cioè ci sono filosofi che si inventano cose che non stanno né in cielo né in terra, né a destra né a sinistra. Non so se sei... Però qual è stata la tua... In California è stato, sì, questo però, congresso. Però sì, grazie dello spunto perché è interessante. Però invece voglio raccontare un altro incontro con filosofi, quello di questo congresso di filosofi che ci hanno ributtato contro le cose che dicevamo, ci hanno scoperto le contraddizioni del nostro linguaggio, che ovviamente è un po' impreciso quando usciamo dalla matematica. Vabbè, quello è un episodio che racconto in libro. Ma ne ho avuto un altro brevemente che secondo me è molto istruttivo. Pochi giorni fa un filosofo è venuto a parlare con me perché voleva studiare il problema del nulla e del cosa nasce dal nulla. Lui è un filosofo, non ha studiato scienza in particolare, fisica, però voleva studiare il concetto di nulla, e è rimasto sconvolto scoprendo che i fisici pensano, i cosmologi, che l'intero universo potrebbe essere, non c'è nulla che contraddice questo, una fluttuazione dal nulla, dal vuoto. E dice, quindi voi fisici ritenete possibile, non dimostrato, attenzione, possibile che l'intero universo sia originato dal nulla. E quindi lui trovava molto interessante non il fatto fisico in sé, ma una cosa a cui non avevo mai pensato, e cioè che il tutto che nasce dal nulla è una ironia, è di un'ironia pazzesca, è una cosa, è l'universo che si sta prendendo gioco di noi. E lui come filosofo notava questo fatto: se veramente l'universo è un tutto che nasce dal nulla, questo solo fatto, questo solo evento, rivela che l'universo ha in sé una qualità di ironia, di presa in giro, di gioco, no? Perché sembra quasi usare le parole per contraddirsi. E quindi vuole scrivere un articolo, qualcosa, sull'universo come allegoria di un gioco, di una sostanza di ironia fondamentale che è intrinseca nella natura.
Ora, questo mi ha fatto un po' sorridere, perché da fisico non, a malapena capivo cosa volesse dire, dove voleva andare a parare. Però effettivamente c'è un punto fondamentale: se i dati finiscono perché non possiamo costruire un acceleratore di 150.000 chilometri di diametro o un telescopio grande quanto la Luna, se non possiamo validare le nostre teorie con questo dato e quest'altro, come è successo fino adesso, come possiamo procedere? Come possiamo decidere dove andare a investigare, dove spendere tempo e denaro? Come possiamo decidere qual è la teoria che deve essere studiata meglio? E una risposta potrebbe essere simile a questa di questo filosofo, una risposta filosofica. Non dobbiamo necessariamente cercare, visto che i dati non ci sono più, non sono sufficienti, non possiamo solo cercare la teoria migliore, nel senso quella che spiega meglio i dati, perché se i dati sono quelli, due teorie che spiegano entrambi i dati, non potremo mai decidere quale è migliore, dovremmo averne altri, ma per averne altri dobbiamo squassare l'intero pianeta e costruire un acceleratore che lo buca da parte a parte. E allora forse dobbiamo usare altri criteri. I criteri possono essere tanti, sono da quelli più umani, quello che le teorie che sono più eleganti, più semplici, che spiegano più con meno ipotesi ad hoc. Sono spiegazioni, come vedete, filosofiche, sono criteri filosofici, non quella che predice meglio i fenomeni fisici, ma quella che è più elegante, semplice, e già i fisici usano questi criteri. E un altro potrebbe essere la teoria più ironica, la teoria più divertente. Sembra, a me fa sorridere, forse fa sorridere anche voi, ma forse c'è un insegnamento in questo, forse dobbiamo passare a un altro punto di vista, insieme a quello ovviamente strettamente scientifico, cioè nel valutare le teorie anche su altri piani, più filosofici, non soltanto quelle legate a fare un best fit dei dati. Se siete del campo sapete benissimo di cosa sto parlando, altrimenti semplicemente spiegare bene i dati fisici. Forse non soltanto quello, non basta più perché, per le ragioni dette, forse dobbiamo trovare altri criteri temporanei. Non è detto che la teoria più bella sia anche quella giusta, assolutamente, però forse quella in quel momento vale la pena investigare di più, spendere più risorse, finché non la dimostriamo falsa, quando effettivamente magari fra qualche anno scopriremo che si può costruire un acceleratore molto molto più grande. Insomma, tornare, accompagnare i criteri strettamente fattuali fisici, accompagnarli a criteri filosofici. Ma non lo sto inventando io, già noi stessi, i nostri articoli di fisica, spesso nel titolo c'è concetti come la naturalezza di una teoria, la semplicità o la capacità di condensare tante informazioni in pochi simboli, anche se di quelle informazioni non possiamo verificarle al momento. Quindi ritornare, riallacciare il dialogo con la filosofia. Ci sono tanti modi e questi sono alcuni. Quindi come andate in California? Alla fine? California è andato bene, è stata solo una cosa bizzarra, perché per due giorni abbiamo parlato, fatto i nostri talk, poi ci hanno messo lì seduti, si sono schierati qui i filosofi e hanno cominciato a scrivere sulla lavagna tutte le sciocchezze che abbiamo detto, nel senso che, ma lei ha detto che questa si basa su più semplice, ma il suo collega ha detto che più semplice è tutta un'altra cosa, allora cosa sta dicendo? Oppure mostravano elementi al nostro linguaggio, alla nostra maniera di procedere, che noi diamo per scontati, perché a noi ci interessa la formula, la precisione, la logica, al filosofo interessa quello anche, ma anche che ci sia una certa completezza, coerenza del linguaggio, per cui non è andata male, nel senso che erano persone molto in gamba, molto intelligenti, però vedevano le cose da un punto di vista completamente diverso, è stato molto istruttivo in realtà, da questo punto di vista sono ottimisti, i filosofi hanno tanto da offrire, certamente devono studiare fisica, non può improvvisarsi, ma questi filosofi erano filosofi della scienza, avevano seri master, buoni master di fisica e ci hanno insegnato delle cose, ci hanno insegnato che diamo per scontato tante un substratum di quello che diciamo che pure ci guida, ma ci guida un po' inconsciamente, invece dovremmo renderci coscienti di come procedere. Sì, sicuramente hanno inventato i concetti con le parole, e anche questo è un fenomeno fantastico, cioè il fatto che il nostro cervello si esprime attraverso il linguaggio e i filosofi del linguaggio ci sapranno raccontare come mai esiste questo fenomeno che è accattivante, perché noi riusciamo a capire le cose perché le comunichiamo tra di noi, se non fossimo in grado di comunicarlo non saremmo stati mai in grado di fare quello che abbiamo fatto. È sicura una cosa che mi affascina è anche lo studio del cervello umano, perché ha un grado di complessità confrontabile con la complessità dell'universo stesso, perché ci sono miliardi di
Quanti neuroni c'è il cervello? Siamo più o meno, poco meno di 100 miliardi. Okay. Se facciamo una media fra 100 e 1000 connessioni per ciascun neurone, ecco, arriviamo a dei numeri che si avvicinano più alle vostre formule. Il numero di stelle in una galassia. È il numero, esattamente, per così dire. Esattamente. Il numero di stelle in una galassia. Cioè, si parla di un oggetto complesso che è il cervello e lo confrontiamo, almeno in termini di numeri, con l'universo intero. E questo è un passaggio fantastico, però come si fa a collegare il funzionamento del cervello umano alla spiegazione dell'esistenza dell'universo stesso? C'è un collegamento? È lì la chiave? Eccetera. Beh, un collegamento c'è, no? È stato il nostro cervello a trovare quella formula. Se mi permettete, vista l'ora, vorrei fare una summa, perché secondo me la cosa più importante quando si va a sentire questo tipo di iniziative è uscire o con più dubbi di quando sono entrato, positivissimo, o almeno uscire con uno o due concetti. Uno o due concetti, beh, uno l'hai proprio scritto in testa al libro. C'è un algoritmo che ci spiega quasi tutto, giusto? E il secondo è uscito dalle parole di prima, ma ancora più riassunto è uscito da quello che ha detto un attimo fa Sandra, cioè la complessità è un fenomeno da cui non si può trascendere, cioè sta lì molto delle cose più belle che siamo riusciti a fare, almeno se lo vediamo con il nostro solito antropocentrismo, no? Quindi vorrei che, insomma, ditemi se ho fatto un buon riassunto di questo. E vi invito anche, se volete già, a alzare le mani e dire: no, ma cosa state dicendo lì sopra voi tre? Oppure chiedere altre spiegazioni. Sì, aspetti solo un momento che le danno un microfono. Se c'è un gelato da portare, un microfono. Purtroppo no, perché poi non si sente nella registrazione, mi perdoni. Ho rotto gli schemi e... Grazie. Grazie innanzitutto al professor Amendola e alla professoressa Savaglio per gli spunti dati. Ora, io avrei... vedo due elementi. Il primo, il professor Amendola in qualche giustamente esalta e riconosce l'importanza di ciò che la ricerca scientifica attuale ha raggiunto, e dall'altro lato c'è, non in contrasto ma un po' con un po' di sovrapposizione, l'importanza e l'esaltazione, il riconoscimento di ciò che la scienza ancora deve fare. Allora, da questo punto di vista io mi chiedo, non è che siamo in una situazione simile alla fine dell'Ottocento, in cui in qualche modo famosi scienziati dissero dobbiamo giusto calcolare la tredicesima cifra decimale di una qualche costante perché la fisica è finita, e poi è arrivato il cambio del paradigma. Ora siamo in un... c'è la necessità di un cambio di paradigma per affrontare le tematiche che la professoressa Savaglio ha visto, per esempio more is different, è sufficiente? E, diciamo, non voglio ora, poi voglio buttare un'altra cosa diciamo come spunto. Cominciamo perché... con questa che mi sembra già abbastanza densa come argomento, se volete rispondere entrambi. Sì, il collegamento del ritorno al passato, no? Fino a 800 è già stato scoperto tutto, basta, in realtà doveva venire tutto quanto a pochi anni lì, insomma in poco tempo. Sì, c'è la tentazione di pensare che sia così, però ci deve essere veramente una rivoluzione a questo punto, mai avvenuta prima, perché veramente siamo arrivati ai limiti di quello che noi possiamo immaginare. Io aspetto i giovani, quelli capaci, che sono tanti, che sono sempre di più. Bisogna dare la possibilità di dare accesso alla cultura a tutti i paesi del mondo, non solamente quelli ricchi, ma il mondo ricco, quanto è, un miliardo di persone? Sì e no, ma forse anche meno. L'Africa, anche meno, per esempio. Esploriamo, andiamo a cercare elementi che faranno la differenza.
o comunque prepariamo il terreno, perché Albert Einstein è capitato, ma ricapiterà un Albert Einstein moltiplicato 10 da qualche altra parte. Lì secondo me se ne uscirà. Cioè, dobbiamo puntare sulla cultura, sulla diffusione e sulla libertà di studiare, dare la possibilità a tutti di studiare per tirare fuori chi sarà capace di fare chi o le persone, perché Albert Einstein non è che era da solo, Cioè, c'era tutto un substrato di scienziati fantastici in quel momento, in un luogo poi ristretto, la Germania, l'Italia un pochino, l'Inghilterra, l'America, eccetera. Quindi, non lo so. Sì, c'è una regola fondamentale che ogni volta che uno dice è la fine della storia, la fine della scienza, il giorno dopo viene smentito, quindi su questo siamo abbastanza tranquilli. Però c'è un problema, c'è una differenza rispetto all'Ottocento, che veramente stiamo raggiungendo dei limiti naturali, delle risorse che possiamo investire in certe direzioni. Ora ripeto, non è un limite alla conoscenza, c'è un'infinità di fenomeni complessi o anche non particolarmente complessi che dobbiamo ancora capire. Però la geografia e la storia dell'universo e le forze fondamentali sono effettivamente contenute in quella lagrangiana o qualcosa del genere. E se dobbiamo costruire un telescopio 100 volte più potente per scoprire che l'età dell'universo non è 13,5 ma 13,6 miliardi di anni, non è un grande passo avanti. Non so se veramente dobbiamo andare in quella direzione, magari andremo in altre direzioni più proficue, per esempio far studiare persone che fino adesso non hanno avuto accesso all'educazione. Quindi credo che siamo in un momento diverso rispetto all'Ottocento, ed è per questo che penso che dobbiamo trovare criteri anche non strettamente fisici, nel senso di pura accumulazione dei dati. Dobbiamo trovare qualche criterio più intelligente, forse più umano, forse più comprensivo, che tiene in conto anche cose, altre cose, almeno per trovare delle verità temporanee, per poi proseguire. Vorrei spezzare una lancia invece a favore di una visione più ottimistica, anche se comprendo benissimo e sono d'accordo, ma il mio ruolo qua mi impone di andare avanti. Ci sono degli strappi a cui accennavi anche un attimo fa, a quello che è questa visione che possiamo vedere come il mainstream, ma non è un mainstream basato su niente, è un mainstream basato su tutto quello che ci avete detto fino a un momento fa. C'è qualche piccolo... Certo, sono due importanti, i principali, che probabilmente avrete sentito dire, sono la materia oscura e l'energia oscura. Lascio volentieri la materia oscura a Sandra se vuoi, e no, dico due parole sull'energia oscura. per due parole, i grandi strappi che ci sono, quindi effettivamente può darsi che ci sia, anzi c'è necessità di un miglioramento di quella formula. Sospetto che il miglioramento sia l'aggiunta di un altro piccolo simbolo, per cui non mi sembra una rivoluzione, non la chiamerei una rivoluzione. E' quello il punto. Forse siamo arrivati a un momento in cui dobbiamo esplorare ancora la regione che abbiamo raggiunto, ma forse prima di arrivare all'altra valle ci sia bisogno di una tale montagna di dati e risorse che non so quanto tempo ci metteremo. Comunque, l'interessante è che c'è un grosso strappo nella trama dell'universo in questo momento, che si chiama energia oscura o costante cosmologica, che è una sostanza di cui conosciamo solo le proprietà molto generali, che pervade l'intero universo ed ha l'incredibile capacità di accelerare l'espansione, contrariamente a tutta la materia ordinaria che esercitando forza gravitazionale può solo attrarre, quindi rallentare. A volte viene chiamata un'antigravità, ma non è una maniera giusta di vedere le cose, ma agisce come una cosa che riesce ad accelerare l'espansione, come se ci fosse un effetto di repulsione tra oggetto e oggetto, tra galassia e galassia. Cosa sia non lo sappiamo, abbiamo ipotesi bellissime, un'energia del vuoto, un nuovo campo fondamentale non previsto dalla lagrangiana e che non potremo mai trovare in un acceleratore, o forse un'intera rivoluzione. Magari scopriamo che quella lagrangiana funziona, quindi sbagliata non è, però è solo una piccola piccola punta dell'iceberg, e sotto non abbiamo scoperto che c'è una teoria più fondamentale, che sia quella delle superstringhe o di chissà cosa, che ancora c'è del tutto ignota. E in quel caso potremmo spiegare, sento un po' di riverbero, potremmo spiegare bene questa energia oscura, come anche la materia oscura, e come anche la teoria dell'inflazione cosmica. Sono tre o quattro, tutti d'origine cosmologica, tre o quattro misteri, di cui parlo anche nel libro,
che vanno effettivamente al di fuori della comprensione attuale. Sospetto che sia una piccola correzione, ma forse no, forse ci sta dicendo qualcosa, che sotto quella lagrangiana c'è un mare, un iceberg che ancora non abbiamo visto. E c'è però un settore che ancora bisogna di essere sviluppato, cioè la cercare pianeti, e questo lo sappiamo già, e che esistono intorno ad altre stelle, e capire come trovare segni di vita su altri pianeti. Questo ancora lo possiamo fare con dei mezzi normali, raggiungibili, con dei progetti che non durano 50 anni ma che durano anni, e questo ci offrirà tantissime opportunità di crescita, della comprensione dell'esistenza della vita nell'universo, oppure della non esistenza della vita nell'universo. Io vi chiederei ancora se avete... Sì? Innanzitutto vorrei ringraziarvi per le vostre parole. Come ho già spoilerato prima, sono un filosofo, quindi sono però molto 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 interessato a tutto, perché credo che la filosofia sia una delle poche scienze, una delle poche materie che fornisce una visione intrinsecamente plurale. E poi arrivo alla domanda che vi voglio porre. Io penso che il problema della filosofia sia quando si mette le tende nell'iperuranio e le lascia lì e quindi non scende più. Però proprio perché è plurale, credo che l'interdisciplinarietà con le altre scienze sia un punto centrale che darà a tutti la possibilità di interconnetterci e di mettere a disposizione l'uno dell'altro le conoscenze che per forza di cose sono specialistiche e che non è possibile raccogliere in un'unica vita. Quindi però volevo farvi una domanda che è un po' spinosa. Secondo voi, per quale motivo si sente molto spesso un pregiudizio reciproco che c'è fra scienziati e non scienziati, oppure scienziati e umanisti, e il motivo per cui vi è incomunicabilità fra i due, diciamo fra le due sponde, perché io l'incomunicabilità non la vedo, anzi vedo una pluralità di voci che può diventare coro e non fazione. Ma altre persone ritengono che, ad esempio, se io non sono un fisico non mi posso esprimere, non posso parlare assolutamente di fisica, come un fisico non può parlare di filosofia, cosa che ritengo sbagliata, perché appunto forniscono punti di vista diversi di un'unica realtà che è la stessa. Quindi volevo chiedervi quale, appunto, secondo voi sia il problema del pregiudizio reciproco fra persone di schieramenti opposti. Ecco, grazie. Per confermare la tua teoria ti posso dire che un fisico può fare il filosofo, il viceversa è più complicato. È una risposta altrettanto spinosa. Guarda, è un problema della interdisciplinarità in generale. Io ho una passione nascosta che cerco di nascondere ai miei colleghi. Mi piace l'archeologia. Ho scritto due articoli scientifici, cioè seri, pubblicati da riviste serie di archeologia. E prima di farli accettare... Archeologia o teologia? Archeologia. Ho capito teologia. Ah, caspita. Beh, quello è già quello che faccio normalmente, teologia. Non devo inventarmi nulla. E la fatica che ho fatto per farli passare, per convincere queste riviste che potevo fare archeologia... Ho fatto un lavoro statistico, quindi ho usato la matematica nell'archeologia, quindi niente di straordinario. Però è chiaro che loro dicono, ma sei un fisico, che ne puoi sapere di archeologia? E hanno ragione, ho studiato tutto il possibile, ma certo non ho studiato 5 anni più 3 anni di dottorato di archeologia, avrò letto 30 libri e non 3.000, e così via. Quindi è un grande problema di interdisciplinarietà, enorme, c'è sempre, perché vedi com'è la società, perché dobbiamo essere tutti ultra specializzati, se vuoi avere il tuo lavoro e farlo bene, già non riesci a tenere il passo delle cose nel tuo campo. Quindi non è che così diverso nel settore filosofia e fisica. C'è un altro problema, ovviamente, che è storico, che sappiamo benissimo, e cioè che il terreno di ricerca è lo stesso, per molta filosofia e per molta fisica, quindi c'è la lotta fratelli coltelli, no? Ovviamente non vorrei mica rubarmi il lavoro dicendo a me cosa devo come devo parlare o io.
Quindi, e questo è un peccato, questo è un peccato, questo è un disastro, anzi, e secondo me sta diventando un disastro, diventerà, se proprio perché in questo momento abbiamo bisogno di trovare criteri non più non solo strettamente fisico, fattuali, naturali, ma anche di pensiero, di cosa quella teoria ci può insegnare, perfino se la teoria ci insegna che l'universo è spiritoso. Mi piace, mi dà un punto di vista diverso, mi fa un po' sorridere, ma mi dà un punto di vista diverso. E chissà che non riesca a ispirarmi qualcosa di più interessante. Quindi perché non ci si riesce? Perché bisogna superare un ostacolo enorme, perché i filosofi hanno difficoltà a studiare altri 5 anni di master in fisica, e i fisici pensano che sia una perdita di tempo andarsi a studiare Platone e Aristotele, ed è un gran peccato. La prima riga di Aristotele nel libro De Cielo è: mi chiedo perché l'universo non si espande, non dice universo, dice il cielo, perché il cielo, le stelle non si allontanano, non crollano su di noi. Se Einstein avesse letto questa, 1915-20, non avrebbe insistito tanto sull'universo statico, prendendo una delle più grandi cantonate della sua carriera, avrebbe pensato, forse l'universo può espandersi, l'ha detto Aristotele, la prima riga del suo libro, e probabilmente Einstein non l'aveva letto, non lo so, forse sì e non era d'accordo. Voglio dire, fonte di ispirazione, ma questo è il minimo, la filosofia dovrebbe essere fonte di ispirazione, questo è il minimo, ma la difficoltà è enorme, ci vorrebbe una nuova generazione di nuove menti da paesi che fino adesso non hanno contribuito, che non è stata data la possibilità per superare questo. Sì, non vi fate coinvolgere dal pessimismo di Luca. Ma io, secondo me ne usciremo, però bisogna comunicare, non e so trovare un linguaggio di comprensione comune, perché delle volte sentite parlare un filosofo parla cinese o parla o no? Ma certo, lì è una questione di competenze, certo, no? Come sentir parlare, se io sentissi parlare voi due mentre siete di fronte a una lavagna, non solo faccio un passo indietro, sì, ma dopo un attimo sentite chiudere la porta, fisica, dei passi che si allontanano. Ma la fisica ha spiegato tantissime cose, su questo non c'è dubbio, e c'è un linguaggio universale, cioè se io dico o Luca spiega le cose dell'universo in Giappone, questi mi rispondono sì, lo confermano negli esperimenti che facciamo noi. La filosofia non lo so se arriva a questa universalità di comprensione reciproca, di riproducibilità indipendentemente, cioè le persone arrivano agli stessi risultati anche se non si sono mai parlati. Non lo so se la filosofia, se la moderna filosofia riesce a fare qualcosa del genere, perché Aristotele apparteneva alla filosofia antica, che è una cosa diversa. Prego. Se abbiamo parlato prima del cervello, no? E della sua estrema complessità e della capacità del cervello umano di arrivare a un livello di estrazione massimo fino al raggiungimento coscienza cognitiva, e siccome il cervello è fatto di 12 particelle più i quark e tutte quelle cose lì, non pensiamo che un limite della fisica possa essere in futuro quello di sviluppare una lagrangiana che descrive il funzionamento del cervello? No, la lagrangiana lo spiega, è complesso. Come astrazione di una lagrangiana, ovviamente non come... diciamo... In linea di principio, come Luca spiega nel suo libro, se noi fossimo in grado di avere una potenza di calcolo così grande da capire tutte le particelle in qualsiasi momento dove sono e perché, saremmo in grado di capire anche il cervello umano. Il problema è che non abbiamo questa capacità di calcolo. Diciamo che fino a questo momento non c'è nessuna evidenza che esista un qualsiasi fenomeno su questo pianeta, su questo sistema solare, in questo universo, che esuli radicalmente, non semplicemente un aggiustare un coefficiente numerico da quella lagrangiana. È una cosa incredibile, ogni volta che ripeto questa frase me la riascolto perché mi sembra pazzesco, ma non abbiamo evidenza di questo. Poi non abbiamo evidenza di tante altre cose, quindi non è detto, non è una dimostrazione, stiamo ben attenti, dobbiamo essere molto attenti, non stiamo dimostrando che il cervello è quella lagrangiana. Io semplicemente dico, non c'è un singolo fenomeno che violi questa formula matematica. Da tutti quelli studiati in tutte le condizioni di energia, pressione, temperatura, sotto qualunque condizione, n particelle, due particelle, quello che vogliamo. Se nell'universo, se nel cervello c'è una particella che non è tra quelle 12, non agisce in quella maniera, sarebbe una rivoluzione, e fino adesso non c'è evidenza di questo. Però, ripeto,
difficile fare dimostrazioni di cose che non esistono, è già difficile fare dimostrare cose che esistono e sperimentiamo, quindi non posso dire no, la scienza ha scoperto che il cervello è solo quark e leptoni. C'è qualche altro intervento? L'algoritmo del mondo, lo chiedo prima a te, ma poi lo chiedo anche a Sandra, l'algoritmo del mondo nella vita di tutti i giorni, dovendolo banalizzare, ok? Cosa ci può portare a capire che ancora non abbiamo capito, senza arrivare alla coscienza, alla mente, perché non abbiamo i termini per descriverli, neanche nell'ambito neuroscientifico, anche cose più concrete, cioè c'è qualcosa che ancora ci manca da comprendere e che queste conoscenze ci porteranno nei prossimi anni, quindi in un tempo limitato, a capire, partendo da quella serie di lettere e segni così finemente interconnessi fra di loro. Ma, a livello di evidenze sperimentali, ripeto, non c'è nulla al di fuori, a salvo quei tre grandi problemi, materia oscura, energia oscura, e anche un altro che non ho citato, il classico buco nero che viene sempre fuori, cioè il fatto che esistono dei limiti in cui la relatività generale e la teoria quantistica dei campi confliggono e non abbiamo una maniera di integrarli, il che non è certo un'esperienza di vita quotidiana inciampare in un buco nero, ma se ciò accadesse sarebbe un problema usare quella lagrangiana per tirarsene fuori. Però non so se era questa la domanda che mi stavi... Io mi riferivo magari a qualcosa che si potesse comprendere noi laici, ma la lagrangiana per dargli un significato. La lagrangiana è uno strumento, si può applicare sempre e comunque per quello che noi vediamo dell'universo. Quindi ci può dare delle risposte nuove continuamente, forse cose che non abbiamo capito, per esempio l'energia oscura oppure la materia oscura. La materia oscura dovrà obbedire alla lagrangiana. Quindi è uno strumento, non è in sé una scoperta, non so come dire, insomma, è come dire la moltiplicazione, cosa ci nasconde ancora. No, la moltiplicazione è un mezzo per capire quante uova mi servono per fare tre torte invece che una, no? Non lo so. C'è un aspetto fondamentale che forse se ancora un minuto posso sottolineare, che è importante. Quella lagrangiana è una formula, e uno ci si può chiedere, ok, ma perché quella, perché non un'altra? Ed è uno dei grandi, è il mistero della matematica, ed è il mio libro, buona parte cerca di rispondere, anche se in maniera un po' con un salto in avanti, tra la filosofia e il poetico, non saprei come dire, però cerco di dare una risposta sensata, non mistica, non metafisica, non teologica, su perché questa matematica funziona e perché è unica, perché questa lagrangiana apparentemente è unica, tanto da essere stata predetta, scritta, prima di poterla confermare con la scoperta di tutte le particelle, perché obbedisce a dei criteri matematici potentissimi, che sostanzialmente, unica un po' eccessiva, ma quasi unica, che sostanzialmente prescrive quale debba essere la formula del mondo. E perché questo avviene, forse è un'armonia come quella di Pitagora, e questo racconta la fine. Quindi se vogliamo capire un po' questa formula, è il sottotitolo, è l'irragionevole armonia dell'universo. C'è un'armonia di fondo che fa sì che il nostro universo si regga in piedi, e si è basato su leggi matematiche che permettono una integrazione di tutti questi fenomeni, e se è così, se è vero, questa o una versione un po' più complessa, più profonda, basata per esempio sulla teoria delle superstringhe, potrebbe essere veramente la teoria dell'intero universo. Dopodiché nessuno si deve preoccupare, nessuno sta prevedendo cosa farà fra 5 minuti, fra 5 secondi, tanto per cominciare, perché le predizioni in fisica sono sempre probabilistiche. Quando dico due particelle si incontrano, cosa fanno? No, quello che dice la teoria è nel 10% dei casi diventano due meoni, nel 20% diventano un elettrone, un antielettrone e così via. Però questa predizione è precisa, è perfetta, è verificata con la decima, ventesima cifra decimale in certi casi. Però nessuno dice tu domani mangerai un gelato alla menta invece che alla pesca. E anche se ti piace l'uno potrai sempre scegliere l'altro. E non c'è teoria che potrà prevederlo, però c'è una matematica anche rispetto alla tua scelta del gelato, se preferisci la pesca o la menta. Le scienze sociali ce lo insegnano. Sandra, non so se vuoi fare
un commento a questo, altrimenti? Sì, che ancora non abbiamo capito se l'universo è deterministico oppure probabilistico. Probabilistico. O deterministico, la probabilità la possiamo conoscere, quindi è determinata. La coscienza o libero arbitro, è veramente libero arbitro o è determinato? Se la lagrangiana funziona per tutto l'universo, non esiste libero arbitrio, perché tutto già previsto, anzi le probabilità sono previste, no? L'effetto finale non lo sappiamo. Prima di concludere, abbiamo ancora un paio di minuti, c'era un'ultima osservazione. Grazie mille. La mia domanda adesso va sull'algoritmo, perché io ho l'impressione che quell'algoritmo è un algoritmo quantistico, però il mondo è classico. Ora, la fisica quantistica non è intelligibile. Spiega il come, però ha tanti problemi aperti, dal problema della misura, dal problema del collasso delle funzioni d'onda, many world interpretations. Ora, senza entrare nei dettagli tecnici, una teoria che non è umanamente intelligibile può essere quella vera? E chi te lo dice? Bella domanda. È intelligibile nella misura in cui noi riusciamo a utilizzare gli strumenti per ottenere delle predizioni che funzionano. Se intelligibile vuol dire riconducibile a esperienze comuni, è un'altra questione, ma non è l'obiettivo della fisica ricondurre l'interazione tra particelle all'interazione tra due palle di biliardo. Non sarà mai così, per il problema che lei ha accennato. Sono fenomeni quantistici non descrivibili in termini di palle di biliardo. Stesso concetto di particella, è un'invenzione, non esistono particelle, esistono campi distribuiti in tutto lo spazio, quei simboli matematici sono campi, che vuol dire sono funzioni dello spazio e del tempo, cioè qui, qui, qui e così via. Non esiste la particella localizzata, l'eterna, come la pensavano gli atomisti del passato. Quindi è possibilissimo che non riusciamo a spiegarla in termini di, a ricondurre questa conoscenza in termini di esperienza sensoriale comune e quotidiana. È possibile, perché la nostra esperienza sensoriale comune e quotidiana è infinitamente limitata, però questo non è in assoluto un limite. C'è speranza, ma ogni volta che parliamo, noi parliamo spesso di extra dimensioni e diamo l'impressione alle persone che ci ascoltano, che non sono del campo, che noi capiamo la quarta dimensione, la quinta dimensione e ci sforzano, ma io non riesco a immaginarla, ma neanche io, ma nessuno ci riesce. Lo spazio tridimensionale curvo, ma non è che noi scienziati lo immaginiamo perché ci abbiamo studiato 20 anni sopra. Noi prendiamo la matematica, funziona, ci descrive cos'è una superficie curva a n dimensioni, va benissimo. Devo proprio averne un'impressione sensoriale, devo immaginare di toccarla. È bello avere delle illusioni, delle immagini, illusioni nel senso che ci danno un'immagine illusoria, ma ci aiuta. È bello, a volte è male, a volte ci porta totalmente fuori strada. Bisogna essere coscienti che è un limite. Se cerchi di rappresentare n dimensioni su un piano di carta, scopri che non puoi rappresentare l'iperboloide, e questo ha impedito agli antichi greci, che sapevano perfettamente cos'era la geometria sferica, di inventare la geometria iperbolica, perché non puoi rappresentarla su un piano, mentre quella sferica grosso modo ci riesce, e per così dire. Quindi l'immaginazione è limitata, ne prendiamo conoscenza, ne prendiamo atto e usiamo la matematica. E quella è la cosa fantastica. Ultimissima domanda. Grazie. E per vedere se ho capito bene, c'è un vecchio libro di un paleoantropologo darwiniano, Stephen Jay Gould, che dice che se noi riavvolgessimo il film della vita, diciamo, fino agli inizi della vita o della Terra, 5 miliardi o 4 miliardi o quello che è di anni fa, e lo facessimo ripartire, niente sarebbe come è oggi. È un po' quello che diceva lei, no? Le vacanze sull'isola, e questo spiega un po' l'unicità splendida della nostra vita. La domanda è: anche se riavvolgessimo il film della storia dell'universo e lo facessimo ripartire, voi ci state dicendo invece le leggi della matematica porterebbero l'universo a quello che è, quindi vita e universo in qualche modo sono disallineate, o ho capito male? Statisticamente a un universo simile, un universo con proprietà statistiche molto simili, il che vuol dire tutto e niente. Non vuol dire che ci sarebbe una Terra abitata, non ci saremmo
noi qui staremmo forse su un'altra galassia discutendo di tutte altre cose, però statisticamente pensiamo che dovrebbe essere un universo molto simile, cioè con proprietà in media statisticamente simili. D'altra parte esiste una bellissima teoria che a me piace molto e che accenno, per cui si creano continuazioni, infiniti universi uno dentro l'altro all'interno dei buchi neri, e durante questo processo si cambiano un pochino i parametri, le leggi fondamentali, c'è una sorta di riassemblamento della lagrangiana, delle soluzioni della lagrangiana. La lagrangiana è la stessa, ma le soluzioni possono differire a seconda delle condizioni iniziali, e in quel caso gli universi potrebbero essere anche molto diversi l'uno dall'altro, ma tutti figli di questo modello standard. E però la vita potrebbe evolvere in maniera completamente diversa, cioè le regole sono quelle, però invece di esserci gli esseri umani ci sarebbero altri esseri. O anche no. Molto anche... probabilmente andrebbe in una maniera diversa, mantenendo sì. Le leggi. Del resto la vita fa tantissimi esperimenti che vanno a male, no? E quindi la vita... Cioè, non lo sappiamo cosa potrebbe essere se tornassimo indietro. Probabilmente molto diverso, magari in un posto diverso, eccetera. Io concludo ringraziando Sandra Savaglio, Luca Mendola. Grazie. Vi ricordo che... Per chi fosse interessato, il libro di Luca è in vendita lì in fondo alla sala sulla destra, oppure nell'area libri. E grazie ancora a tutti voi. Grazie. Grazie a voi.